Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono TheConker94, vi auguro ancora un buon Natale e felice anno nuovo. E oggi siamo qui sullo speciale dei 3000 iscritti. Siamo ritornati su uno dei giochi che sono, possiamo dire, la storia di questo canale. Perché grazie anche a questo che alcuni di voi magari si saranno iscritti, oppure sicuramente hanno detto: no, ma questo qua è uno dei tanti canali che portano sempre lo stesso medesimo gioco e quindi andiamocene via. Siamo su League of Legends e oggi non siamo su un video in cui farò vedere quanto sono scarso. Vi farò vedere uno spacchettamento dove apriremo un sacco di cose. Abbiamo 58 chiavi, abbiamo 42 forzieri e abbiamo anche le sfere di queste. Sappiamo tutti che League of Legends è un MOBA dove ci sono 5 esseri umani che si scontrano contro altri 5 esseri umani usando questi campioni che vengono teletrasportati su questa mappa, e lo scopo è quello di distruggere le torri avversarie e andare dritti alla base. E vince. Alcuni non lo sanno perché non sanno neanche che cos'è tecnicamente. Quindi oggi credo che forse voi vedrete due tipi di video, però chi resterà fino alla fine forse scoprirà di che video stiamo parlando. Allora, prima di tutto apriamo le cose che non ci interessano. Prima di tutto io direi di aprire tutte queste capsule. Queste qua ci servono per scovare, possiamo dire, dei campioni da utilizzare. Apriamo questa sfera di onore. Chiavi, essenze blu, va bene. Allora, apriamo. Sì, io direi prima facciamo le capsule normali. Non solo, facciamo prima gli eterni. Vediamo un po' chi ci esce. Lissandra, Leona, Orianna, Mastery, Rek'Sai, Taric, Kai'Sa, Yasuo, Xin Zhao, Nico, Aatrox. Ti danno 1400. Queste qua sono tipo le sfide di ogni campione che tu, quando sei in partita, ti dice: ah, guarda, tu devi colpire il campione con la tua abilità, devi correre per non so quanto tempo. Ah, ci sono anche queste, va bene, apriamo anche queste due qua. Frammenti di chiave e 400 essenze. Vabbè, almeno così ci possiamo sbloccare tutti. Questo cos'è? Frammento campione? No, aspettiamo. Allora, apriamo la capsula, queste 10 capsule, vediamo un po' che campioni ci escono fuori. Io vi dico che quest'anno ho smesso di giocarci perché non mi divertiva più, perché succedevano di quelle cose, soprattutto nelle ranked, e ho incominciato a giocarci in questi giorni. Perché l'ho fatto? Perché l'hai fatto? Spiegalo. Lasciamo perdere, perché è pieno di smurf, pieno di persone che: ah, io voglio far vedere che io sono challenger, voglio vedere se riesco ad arrivare challenger solo in 10 partite, capito? Pieni di quelli lì che fanno 30-0, pensa te. Due corchi, non uno, perché uno non è mai abbastanza. Tre karma, 720 essenze, apriamo. Rakan, Vex, non l'ho comprata. Dottor Mundo, Morgana, Twitch, Corki. Corki è sempre dentro. Karthus, Ryze, Shaco, due Poppy, Lux e Mastery. Cosa c'è? 50? Va bene. Apriamo queste. Ekari, Camille, Annie, Ari, Volibear, Xin Zhao, Singed, Trundle, Zilean, Vladimir, due Caitlyn, due Janna, un Ryze, Poppy, Mastery, Malphite. E 800. Apriamo questi due qua. Gwen, Annie, Katarina. Ma scusa, ma quante Annie mi ha dato? Apriamo anche una capsula. Queste qua gloriose, che dovrebbero uscire fuori di quelle cose belle. Vediamo. Jax, Galio, Velvet ce l'ho. 10 essenze mitiche. Così possiamo comprare delle altre skin. Vediamo queste qua. Sivir, Soraka, Camille, Miss Fortune, Rammus, Cassidy, Ornn, Urgot e Nila. Nila non ce l'ho. Possiamo sbloccarla allora. Allora apriamo questo per vedere cosa c'è. Tutti i campioni. Lume di Draven. Queste qua sono quelle dell'anno scorso. Sì, va bene, ho capito. Sì, grazie. Miss Fortune, frammenti e Poro Pacifista. Vediamo questo. Tre frammenti di chiave, Bonk Bonk e Lume delle Tombe. Ok, quindi di chiavi noi ne abbiamo in abbondanza, quindi non è che tu dici no, le chiavi non ce le abbiamo. Ce le abbiamo le chiavi. Allora, adesso qui ragazzi abbiamo un sacco, abbiamo 42
42. Adesso qua io voglio vedere, adesso stiamo registrando, io adesso voglio vedere che skin usciranno fuori. Siamo già arrivati a quasi 8 minuti e qualcosa, non abbiamo ancora aperto niente. Allora, apriamo queste 6 casse. Vediamo cosa può uscire. Vediamo cosa può uscire da queste casse. Vai, 6 casse. Un forziere. Allora, qua vuol dire che abbiamo forse trovato qualcosa di permanente. Perché? Perché? Perché un campione in un forziere? Questo ce l'ho sotto. Amumu di porcellana. Carino. Re il guardiano stellare. Lui macchina da guerra. La chiave. 300. E icona Bram. 7 per 1. Apriamo queste, che ci ha già dato un forziere in più, eh. Vediamo se qua riusciamo a trovare degli altri. Abbiamo trovato delle skin epiche. Mai successo che trovavo subito delle skin epiche. Oh, aiuto. Mamma mia. Io sto veramente... Io sono pronto. 3 e 2 e 1. Trovare sempre un forziere è sempre d'aiuto. Quindi, oh, ma i campioni sempre, ne? Sempre campioni, vai. Res barba bianca. Eh sì, è un aspetto normale. Oh, io in tutti i momenti in cui ho giocato su LoL, io una skin di naso non l'ho mai trovata. Forse magari questa la potrei anche prendere. Dovrebbe essere carina, se non ricordo male. Questa sì che è bella. Sciacco Incubo della città del crimine. Alistar Berba Lunare. Ah, queste qua sono di quelle nuove. Contenuti antichi. Come contenuti antichi? Berba Lunare? Vabbè. Sciacco Stella Oscura ce l'ho giù sotto. Quindi questa o sì o no. Non lo so. Una di sangue non ce l'ho. Lume. Chiave. 400. E icona. Ok, abbiamo trovato delle cose abbastanza interessanti. Però abbiamo aperto già 6 fino a 16. Una skin leggendaria o quelle mitiche non si sono ancora fatte vedere. Quindi adesso vedremo se riusciamo a trovare ancora qualcosina all'interno. Abbiamo ancora un sacco di cose da aprire, che ho fatto nel corso dell'anno e anche di quelle degli altri anni precedenti. Quindi io direi di fare un bel 3 e 2 e 1. Perché? Ma perché sempre un campione dentro? Vabbè, dopo li vendo, perché tanto questi qua io ce li ho già tutti. Ma che senso ha? E che... Ma perché? Perché? Io non capisco. Allora, ma... Cosa? Vabbè... Epico. Festa in piscina, sì. Carina. Victor Creatore... Non so, penso di averlo. Questo sì, che bello. Guarda, io comprerei questa solo perché è bella. Questo qua, Xin Zhao, musso arruolato, questo è bella. Io la comprerei solo per questo. Ce l'ho già. È il mio amore di una vita. È Unione Jack. Union Jack. Jack. Union Jack. Come caspita si dice, vabbè. Questa è l'ultima da 10 forzieri, quindi 3 e 2 e non ci vediamo! 3 forzieri, neanche uno, 3! Ammazza, ma vi rendete conto? Vabbè, ormai amo sto Aurelio, ma non lo gioca nessuno questo qua, se non fanno un rework, non lo fanno. Diano di sangue, bella, carina questa. Ma tutte skin di Xin Zhao? Sì, va bene, carina. Xera... Bard stronato ce l'ho da qualche parte. Già mi sta venendo una voglia, ragazzi. Vediamo se riusciamo a trovare un altro... No, ma dai...
Lord Mordekaiser. Ok, apriamo queste ultime 5 forziere normali. Abbiamo trovato delle belle skin, però di leggendario ne abbiamo trovate ancora una. E questo è un bel problema. Un altro forziere grande. Jarvan. Kai Verde Smeraldo. Shivan è in rovina. Anche Samira ritmo. Ma Samira non è che lo so usare, eh. Apriamo anche questi tre forzieri capolavoro, che su questi dovremmo riuscire a trovare qualcosa di eccezionale, più di questi. E dopo apriamo anche tutte le cose che ci sono lì, eh. Allora, tre forzieri capolavoro. Signori, siamo pronti? Io penso di non essere pronto, però io faccio così. Chiudo gli occhi e conto fino a tre. 1, 2, 3. È un suono abbastanza strano. Veigar del bosco antico. Non è male questa, è bella come skin. Vediamo la prossima. Dai, non fatemi aspetti normali. Sono forze di capolavoro, qualcosa di bello dovrebbe pure uscire, no? Elise Mega Galattica. Io le Elise la banno sempre perché è un campione che nessuno sa giocarci contro. E forse neanche io, però vabbè. 7 fuoco d'artificio, belle quelle di 7. Bene, bene, bene. Adesso iniziamo con queste sfere. Queste sfere qua c'è una probabilità di trovare sempre delle skin belle, ma anche delle borse. E queste borse ci sono dentro ancora più robe rispetto a quelle di prima. Vedete? Apri per liberare un frammento di aspetto casuale garantito, come potete ottenere la borsa Empiria. Però è un po' difficile trovare queste cose, perché c'è una percentuale. Loro continuano sempre a dire, noi aumentiamo le percentuali, ma tanto le borse non le prenderà nessuno. Davvero che non le prenderà nessuno? Ma io ce l'ho già questa! Ma non dovrebbero fare un catalogo nel dire, ah guarda, però se tu c'hai già questa skin non dovresti più prenderla, perché tanto l'hai già dentro nel nostro catalogo. No, invece no. Allora, io queste qua, la sfera a favore dell'inverno, le ho ottenute durante un evento che ho fatto nel giro di questo mese, quindi io aspetterei. Apriamo questo qua dei mondiali. Progetto. Ah, dell'anno scorso queste? Allora io direi di aprire. Allora, apriamo una o tutte e due? Apriamo tutte e due. Apriamole tutte e due. Fra 3 e 2 e 1. Nini Willump Elf di Natale. Ma secondo voi è una coincidenza perché lo sto girando in quel periodo qua natalizio? Oppure è una cosa che avevano già previsto loro? Non lo so. Aggiungi. Perché due skin di Nunu? No, adesso tu, Riot, spiegami perché in queste cose progetto, c'erano dentro due skin di Nunu. Adesso tu me lo devi spiegare. Spiegamelo. Dai, su, dimmelo in parole povere. Dai, dimmi, spiegami perché c'erano dentro due skin di Nunu, che erano delle cose, uno skin progetto. Adesso tu me lo devi spiegare. Spiegamelo. Allora, adesso siamo nelle sfere mondiali 2022, che queste sono di quest'anno. Vediamo un po' se troviamo qualcosa di interessante. Ma ce l'ho già, ma l'abbiamo vista prima nei forzieri normali. Pure del drago. Allora io direi questa, di aprirle una alla volta, visto che sono le ultime due sfere. E caspita ragazzi, non abbiamo trovato ancora nessuna skin leggendaria, che io ne ho aperte di cose nel corso degli anni e qualcosa c'era. Invece qua adesso non si vedono, sono nascoste, non lo so, ditemi. È forse qua sotto qua una skin leggendaria. Skin? Sei qua dentro? Una skin leggendaria, mitica? No, non c'è ragazzi, non c'è proprio. E io spero che in questa sfera aspetto casuale garantito con la probabilità di ottenere una boss fuori dell'inverno. Io adesso non lo guardo. Che skin è questa? Gli skin dei giochi dello Zenith? Non lo so. Però siamo all'ultimo ragazzi. Siamo all'ultimo orbs, sfera, e io voglio capire che cosa c'è in questa cosa. Fa che esca fuori una skin leggendaria di quelle super mega galattiche, proprio di quelle che tu dici, ah caspita, ma quanto è bella questa, che io prendo questa skin e la invidio tutti quelli che conosco, cosa c'è tra. Adesso noi le apriremo con un conteggio. Dai, fa che sia qualcosa di bello. Ammazza quanto fa schifo. Signori, abbiamo aperto queste super mega ceste. Abbiamo trovato un casino di campioni. Però
io voglio prendere questa, perché questa è una skin veramente... è bella questa. Allora, potrei prendere anche questo, che anche skin agente segreto non è male. Però, sì, anche questa non è male, mi piace. E io vorrei prendere anche quell'altra. Eccolo qua, questo. Questo è aspetto mitico, quindi io me lo prenderei. Eccolo qua. Quindi, signori, siamo arrivati alla fine anche di questo stramega spacchettamento che, caspita, mi fa tornare indietro nei ricordi. Questi spacchettamenti, perché ne ho portati veramente un casino nel corso degli anni. E quindi, ragazzi, io spero che voi possiate restare sempre ancora qui incollati con me, perché tra poco uscirà un altro video e vi spiegherò in che cosa consiste, in che cosa porterà, perché questo speciale ha bensì due video e lo scoprirete adesso di che cosa si tratta. Quindi, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se volete vedere altri video di questo genere, passate qui sotto un mi piace o un commento qua sotto. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi e cliccate sulla campanella, così verrete aggiornati sui prossimi video. E noi, ragazzi, io vi auguro ancora sempre buon Natale e felice anno nuovo. E noi, ragazzi, ci vediamo come sempre ad un prossimo video. Bella, ragazzi!